Oggi sostanzialmente scrivere su web è diventato adesso piuttosto semplice, chiunque si è trovato un computer e una tastiera, però spesso proprio per questo motivo vengono tralasciati aspetti importanti, come appunto la sicurezza che questi siti hanno poi rispetto ad attacchi ottenuti con potenzialità maggiori, quindi avranno conoscenze che consentono di bucare questi servizi. Durante questa presentazione andremo a analizzare sostanzialmente che il lato applicativo di un sito web, cioè che viene effettivamente scritto dal programmatore, per quanto concerne HTML, JavaScript, la parte lato server di PHP, Python, Rails, tanto per scontato che il resto dell'infrastruttura, che quindi comprende il sistema operativo, l'hardware, il protocollo di trasporto, lo stesso HTTPS, siano perfetti, senza falle di sicurezza, che ci diano un buon fondamento su cui costruire il nostro applicativo. Innanzitutto, perché parliamo di web application, se non di siti web? È sostanzialmente la definizione un po' sfumata tra questi due termini. I siti web, diciamo, possiamo definirli oggi come delle pagine statiche, di vetrina, di presentazione, senza contenuti dinamici, o comunque con una logica troppo complicata, mentre le web applications sono la nuova frontiera del web, dove il sito web non si limita a mostrare immagini e testi, ma cambia per ogni utente con delle logiche che possono essere anche molto complesse, quindi dei propri applicativi che però oggi hanno all'interno di un browser. Appunto, trattandosi sempre di siti web, il meccanismo con cui l'interazione tra l'utente e il sito avviene non è cambiato, avviene sempre tramite un browser e un server, il browser viene identificato come il client, utilizzando il protocollo HTTP, il protocollo di applicativo che consente al client di inviare la richiesta e al server di inviare la risposta. Client e server comunicano tra loro senza consapevolezza di quale sia la struttura su cui si basano l'altro, quale sia il sistema operativo e l'hardware. L'unico suggerimento che può dare il client al server è il user agent che viene inviato insieme alla richiesta HTTP, ma comunque questo non dovrebbe influire in alcun modo sulla generazione della pagina. Prima di parlare degli attacchi veri e propri, vorrei fare una breve sintesi di come funziona sostanzialmente l'internet. Internet lo possiamo vedere, possiamo paragonarlo a un servizio postale, dove abbiamo il mittente che è il client, il destinatario che è il server, abbiamo il servizio postale che è la rete, l'infrastruttura di fibra ottica che porta il nostro messaggio, e abbiamo il protocollo HTTP che è la busta su cui sono contenuti diciamo, mittente e destinatario, varie informazioni sulla, magari in che lingua è stata scritta la lettera, in che data e altri metadati. HTTP è un protocollo senza stato, questo vuol dire che ogni richiesta è a sé stante e indipendente. Il server non è in grado di determinare se una richiesta seguente una precedente venga dalla stessa persona. In sostanza, ogni volta che emaniamo una richiesta verso un server HTTP è come se fosse la prima volta che lo incontriamo. Questo però può sembrare strano perché capita spesso di accedere a un sito web e effettuare un login e sembrerebbe che il server per tutte le pagine successive riesca a riconoscerci come se ci avesse incontrato in precedenza. Questo avviene grazie ai cookie. I cookie sono dei piccolissimi file di testo sostanzialmente che il server ci invia come una specie di biglietto da visita, come se fosse una persona con una memoria a breve termine molto scarsa e dopo esserci presentati ci dà un suo personale biglietto da visita chiedendoci di riportarglielo ogni volta che lo incontriamo, così lui saprà chi siamo. Quindi, per fare un esempio, dopo un login, il server potrà dire da ora in poi, per tutte le richieste successive, mandami il cookie id uguale 1000, perché questo è il tuo identificativo. Per tutte le richieste successive, se mi farai vedere questo cookie, io saprò chi sei, e andrò a inserire di nuovo un utente password. Questo meccanismo presenta una falla molto grande, che è il problema del possesso del cookie, ossia il cookie risiede sul computer dell'utente che può eliminarlo e quindi perdere la sua
conoscibilità nei confronti del server, ma più importante può alterarlo, quindi può cambiare il proprio stato e la propria personalità. E quindi diciamo un esempio di una richiesta che costa un cookie, abbiamo la prima riga, la richiesta, l'HTTP request del client nei confronti del server, composta da get, che viene detto il verbo, esistono vari, get e post sono i più comuni, la riga dell'URL che viene effettivamente aperta dal client, seguita dalla versione del protocollo che si intende usare. La risposta del server, in questo caso è 200, ok, ma può essere anche 404, che ovviamente non ho trovato, e il server ci chiede di impostare il cookie con il comando set cookie, id uguale 1000. Successivamente il client fa una richiesta verso la pagina dei messaggi con la stessa intestazione di ente protocollo HTTP1.1 spedendo al server il proprio cookie dicendo guarda io sono user ID uguale 1000 e il server risponderà ok. Passiamo all'HTML. L'HTML lo sanno più tutti, è il linguaggio fondante del web, quello che definisce la struttura logica e semantica di una pagina, definisce i titoli, le immagini, gli script da includere, i fogli di stile, tabelle, chi più ne ha più ne metta. Diciamo che la pagina web più o meno l'hanno vista tutti quanti, forse anche solo per sbaglio. Poi passiamo al JavaScript. Il JavaScript è un altro linguaggio che viene integrato all'interno dell'HTML per renderlo dinamico. Il JavaScript può fare animazioni, può far apparire oggetti, farli sparire, cambiare i colori, e cosa più importante può accedere ai cookie e modificarli. E questo perché è importante più avanti, perché proprio questa che sembra una potenzialità in realtà si mostrerà una falla. Poi abbiamo tutta una serie di linguaggi quali può essere PHP, Ruby on Rails, Python, JS, più ne metta, Perl, anche per il C++. E in questo caso vengono definiti linguaggi server side, sono i linguaggi che creano l'HTML, ossia nel momento in cui un client emette una richiesta verso un server, lo fa utilizzando il protocollo HTTP, sul server verrà eseguito questo programma in questo particolare linguaggio PHP, Ruby, eccetera, e questo programma creerà un file HTML che poi verrà inviato al client per la visualizzazione. Ed è qui dentro che viene sostanzialmente tutta la logica del programma, quindi dove si verifica se un utente esiste, se ha i permessi per accedere a una determinata risorsa, se deve poter acquistare un prodotto, eccetera, eccetera. Linguaggi lato server, per adattarsi all'utente, utilizzano vari parametri che possono trovarsi sia nella URL, nel cookie, ma anche nell'intestazione HTTP, quale può essere set cookie, ma può essere anche user agent che appunto comunica qual è il browser che l'utente sta usando. Infine abbiamo il database. Il database è la struttura che si trova sempre lato server che consente di mantenere un catalogo, un archivio di tutte le informazioni che sono necessarie al corretto funzionamento dell'applicativo. Il database può contenere il log degli accessi, l'elenco degli utenti di questa applicazione, i messaggi, il catalogo dei prodotti, eccetera. Insomma, tutto quello che può essere mantenuto in una tabella. L'interazione con il database avviene esclusivamente da parte del linguaggio lato server che interpreterà il database utilizzando un particolare linguaggio detto SQL, utilizzato quasi esclusivamente tramite il database da questa generazione, che sta un po' quando via, diciamo, dal paradigma del database relazionale. SQL si chiama così, Structured Query Language, e non è utilizzato solamente per la comunicazione da database al linguaggio lato server, ma può essere utilizzato anche per qualsiasi tipo di applicativo. Abbiamo quelli di tipo select per prelevare i dati, quelli tipo insert per inserirli, update per modificarli, delete per eliminarli, e poi abbiamo dei comandi che vanno a alterare la struttura stessa del database, quale può essere drop table, che elimina un'intera tabella, comportando una notevole perdita di dati. Ora, il problema delle web application è che sono facilmente soggette ad attacchi. Per quale motivo? Alla fine tutto torna nel discorso economico, perché attaccare un'applicazione web può essere utile per ottenere un elenco di indirizzi email, di carte di credito, che poi possono essere venduti. E i prezzi sono anche piuttosto interessanti per chi volesse entrare nell'argomento. Oppure magari c'è un sito di un concorrente che vogliamo mettere fuori uso per portare un po' di utenza.
Allora esistono anche attacchi di questo tipo, magari eliminando, facendo un drop table possiamo svuotare il database e così perderà tutta la sua utenza e le sue informazioni. Infine ci sono attacchi più subdoli che vanno ad attaccare gli utenti senza che questi lo vengano a sapere per l'inserimento di informazioni pubblicitarie, quindi informazioni mirate che possono spingere l'utente a comprare prodotti che casomai non avrebbero comprato senza questo tipo di attacco perché non avrebbero visto questa pubblicità. Ora, spesso si sente parlare di HTTPS e si ritiene che HTTPS sia una misura sicura al 100% per quanto riguarda la progettazione di siti web. Spesso le banche si fregiano del lucchetto messo in alto a sinistra nella barra del browser dicendo abbiamo la connessione a 4096 bit, siamo sicuri, state tranquilli. Ora, il protocollo SSL, premesso che comunque presenta ancora dei problemi, quindi non è sicuro al 100% l'ultimo Heartbleed che è uscito qualche mese fa, comunque protegge solamente la comunicazione, cioè ci assicura, come abbiamo visto nella presentazione di prima, che la comunicazione tra client e server sia criptata e che sia autenticata, cioè si è sicuri di stare comunicando col server reale, che non è un pupazzo che è stato messo lì per prenderci in giro. Però la sicurezza della comunicazione non implica che la comunicazione sia benevola, perché magari io sono un attaccante, posso comunicare con il sito web, lanciargli un particolare comando sperando che abbia un effetto malevolo, e con HTTPS tutto quello che ottengo è che la mia comunicazione col server è garantita ed è sicura, ma cioè è nascosta da eventuali intercettatori. Fatto sta che il sito comunque andrà a cadere nella trappola se non è stato protetto a dovere. Partiamo con il primo tipo di attacco, quello che sostanzialmente tutti quanti hanno avuto nella propria vita, una tipica email che ci comunica di essere la propria banca, o le poste, oppure Facebook, Twitter, vanno di moda ultimamente, chiedendo di riscrivere la propria password perché è stata persa per un ripristino dei dati necessari alla propria collaborazione, eccetera, eccetera. E questo è quello che succede. Questo è l'account Twitter di Burger King, che è stato violato da qualche hacker che ha fatto un attacco di phishing nei confronti dei dirigenti di Burger King, e andava a scrivere Burger King è stato comprato da McDonald's perché facevano schifo. Vabbè, contro il tipo di attacco di phishing sostanzialmente non abbiamo un granché di difesa. Sostanzialmente l'unica difesa è la consapevolezza da parte dell'utente che questo attacco esiste. Quindi sapere che quando qualcuno ci chiede la password non va scritta, tutto qui, cioè bisogna solamente combattere la stupidità. In alternativa c'è un meccanismo però più laborioso che riguarda l'autenticazione in due passaggi, quella che ormai si porta con le banche, cioè l'autenticazione che prevede l'utilizzo di un token fisico con un numero di 6 cifre che viene generato di volta in volta. In questo modo, anche se la password dovesse essere rubata comunque il phishing, non avendo il token che cambia ogni 30 secondi, sarebbe comunque possibile entrare. Però comunque questo metodo è piuttosto laborioso per l'accesso a un sito web di relativa importanza. Cioè questo token comporta anche un costo per chi lo produce. Quindi solamente banche o comunque applicativi molto in cui la sicurezza è di primaria importanza può valere la pena utilizzare un sistema di questo genere. Il secondo tipo di attacco più banale che abbiamo è il cookie stealing, cioè abbiamo visto che il cookie viene inviato sul client e il client lo ripresenta al server per ogni successiva richiesta. Ora, questo cookie, essendo residente sulla macchina dell'utente, può essere rubato anche con qualsiasi altra informazione. Il metodo più semplice è quello dell'accesso diretto, cioè magari si vive nella stessa casa, mio fratello esegue l'accesso verso Facebook, lascia il computer acceso, io apro il suo browser, prelevo i suoi cookie, li porto sul mio computer e aprendo il sito Facebook il mio browser invierà i cookie di mio fratello a Facebook e accederò al suo account. Ora questo attacco può essere anche più elaborato, magari con un man in the middle, che abbiamo visto prima che tra noi e il sito web ci sono varie personalità che possono intercorrere e magari possono rubare questa informazione e usarla al di là della presenza fisica della persona in casa. La principale difesa, essendo un attacco che può essere svolto dagli intermediari, è usare l'HTTPS in questo caso, perché la sicurezza della comunicazione e della criptazione fa sì che i cookie vengano trasmessi in forma criptata, quindi l'NSA
l'agro generico e gli ISP non possono leggere i cookie e usare a loro piacimento. Anche le falle XSS che andiamo a vedere tra poco possono essere causa di cookie stealing, però possono essere corrette tutto sommato. Inoltre i cookie possono essere letti da JavaScript, quindi se l'utente malevolo riuscisse a inserire il codice JavaScript in una pagina potrebbe leggerli, a meno che i cookie non vengano impostati a livello di protocollo come HTTP only, cioè facendo in modo che il JavaScript non possa leggerli. Una soluzione abbastanza efficace a questo problema è associare un determinato cookie, un ID, un token di autenticazione, all'indirizzo IP con cui è partita la comunicazione. In questo modo, se ad esempio l'ISP o un hacker esterno alla mia rete locale dovesse rubare il mio cookie, io posso rigettarlo notando che la persona che mi sta contattando non è la stessa a cui io ho affidato il mio cookie. Quindi nel momento in cui ricevo la richiesta dico no, questo IP non è quello a cui io ho dato il cookie. Ora, questa soluzione è parziale, perché se l'attaccante si trova all'interno della stessa rete locale, come nel caso di mio fratello, questa soluzione non ha assolutamente effetto perché condividiamo lo stesso IP. Ancora più grave può essere all'interno di un'azienda che utilizza un solo IP verso l'esterno e soprattutto può creare anche un disagio all'utente perché l'IP è dinamico, può cambiare anche più volte durante la giornata, il che implicherebbe che ogni volta che c'è un cambio di IP l'utente dovrebbe rieffettuare l'accesso perché i suoi cookie non sarebbero riconosciuti. Il problema numero due del possesso dei cookie da parte dell'utente è che può modificarli. Viene detto tampering in questa operazione e sostanzialmente consiste nella banale modifica del valore che ci viene assegnato dal server. Se il server non è preparato a questo tipo di attacco potremmo essere identificati come persone che non siamo. Le difese per questo tipo di attacco sono abbastanza forti, non prevedono possibilità una volta messe in atto. La prima difesa è sicuramente quella di inviare non l'ID della persona che sta effettuando l'accesso, non banalmente utente 1, utente 2, che poi se andate a modificare utente 10 ci troviamo come accedere a un'altra persona, ma assegnare a ogni persona che entra un token casuale generato in quel momento che varia per ogni accesso. In questo modo, diciamo questa bella frase esadecimale può essere molto difficile da modificare e avere la fortuna di riuscire a trovare un altro token di un altro utente. Questo ancora di più se il generatore del numero casuale è crittograficamente sicuro, perché esistono anche generatori di numeri casuali che lasciano delle tracce che possono far prevedere quale sarà il prossimo token. Infine abbiamo come metodo di sicurezza definitivo la firma digitale da parte del server dei cookie, cioè nel momento in cui un cookie viene scritto dal server gli può applicare la propria firma digitale. In questo modo il server riconosce che quel cookie è stato scritto da se stesso. Se qualcuno dovesse andare a modificare il cookie, dovrebbe modificarne anche la firma digitale, che non può fare perché non essendo in possesso della chiave privata del server. Quindi un cookie modificato verrebbe immediatamente riconosciuto dal server che può scartarlo. Passiamo alle SQL injection, che sono sostanzialmente l'attacco più comune del web, se ne sente parlare in continuazione, e colpisce il 60% del web. Ora, non ci aspettiamo siti come Facebook e Twitter che siano vulnerabili alle SQL injection, anche se hanno sempre la capacità di sorprenderci, ma contiamo il 60% del web come il web esteso, cioè di tutti i siti web fatti anche da persone che ne capiscono poco della materia. Non per forza professionisti. Con una SQL injection nella forma più grave, un attaccante malevolo può sostanzialmente modificare qualsiasi informazione contenuta nel database, può elencarle tutte, può distruggerle interamente, può anche effettuare l'accesso come amministratore o utente che più gli piace. Questo è un tipico form di accesso con username e password e il tasto di accesso. Poi abbiamo la riga HTTP della richiesta che viene effettuata dal client nei confronti del server. Ci tengo a sottolineare che questa riga di richiesta non è nella sua forma corretta, l'ho scritta così solamente per motivi di spazio all'interno della slide. Dopodiché, una volta che il server ha ricevuto la richiesta con i parametri pippo e password pluto, esegue questo codice PHP. Questo codice PHP costruisce una stringa SQL che manderà in esecuzione sul database.
quindi sono più passaggi il client e emette la richiesta di risoluzione. Il server fa partire lo script PHP che costruisce una query SQL utilizzando i parametri passati. Questa query verrà mandata in esecuzione sul database, ottenendo anche effetti disastrosi sostanzialmente. Vediamo un esempio d'attacco. Utilizzando la prima forma di attacco che è portata sopra, ossia le virgolette seguite da un core 1 uguale 1, punto virgola trattino trattino, viene generata in base a questo codice riportato in un assetto, cioè select star from users where name uguale virgolette u, che dove u è il primo parametro che viene riportato dal form, otteniamo questa stringa where name uguale virgolette, di nuovo virgolette perché le abbiamo inserite nel campo lì sopra, or 1 uguale 1, punto e virgola, trattino trattino e resto. Trattino trattino perché è importante? Trattino trattino è il codice di commento che spinge in MySQL, che vuol dire tutto quello che viene dopo trattino trattino viene ignorato, quindi è come se il database non ricevesse mai questo codice. Ora questa query che fa? Seleziona tutte le colonne dalla tabella degli utenti dove il nome è vuoto, e quindi ce ne saranno poche a questo punto, oppure dove 1 è uguale a 1, e quindi tutto. Cioè, seleziona all'interno della tabella degli utenti tutte le righe dove la matematica ha un senso sostanzialmente, dove vale il principio di identità. Quindi praticamente questa query avrà sempre successo, ammesso che ci sia almeno un utente nella tabella, questo utente verrà allogato. Una query che può essere più interessante è la seconda, dove abbiamo admin chiuse virgolette, punto e virgola trattino trattino. Cosa succede? Seleziona tutte le colonne dagli utenti dove il nome dell'utente è admin e chiudiamo le virgolette, punto e virgola trattino trattino. Dopo il commento cosa abbiamo? Abbiamo la verifica della password. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un login senza che il database vada a controllare che la password sia corretta. Ammesso che il nome utente admin sia corretto, noi stiamo effettivamente facendo l'accesso a questo sito web come amministratori senza inserire la sua password. Infine abbiamo il comando più distruttivo, virgolette, punto virgola, drop table users, punto virgola, commento, dove in questo caso abbiamo una query composta, cioè da due sottoquery. La prima query va a selezionare tutti i campi della tabella degli utenti dove il nome è vuoto. E fin qui tutto bene, punto e virgola, la query è finita, non ne trova nessuno, perfetto. Dopodiché viene inserito drop table users, la tabella viene eliminata. Abbiamo bloccato il sito web, non è più possibile fare accesso al sito web, gli utenti non esistono più. Dopo il commento abbiamo end password, ma anche in questo caso viene completamente ignorato. Anche se questo attacco è diffusissimo, cioè è molto facile trovare un sito che sia vulnerabile a questo tipo di infezione, l'acqua è ridicolamente semplice, basta controllare i valori che vengono inseriti dall'utente nel form e inserire un carattere di backslash prima di ogni virgoletta. In questo modo una virgoletta admin diventa backslash virgoletta admin, il database sa che il backslash precedente una virgoletta vuol dire che quella virgoletta non deve essere considerata come la fine della stringa, ma deve essere incluso nella stringa, e quindi abbiamo una sequenza dal punto di vista nella selezione del name uguale virgoletta admin. A questo punto il username virgoletta admin non esiste e quindi l'hacker viene rispedito alla password, alla pagina dell'accesso alla password errata. Un secondo tipo di attacco di SQL injection può essere fatto sui campi limit e order by del linguaggio SQL. Ora, per chi non conoscesse SQL, il parametro limit viene utilizzato per specificare quante righe devono essere selezionate. Magari possiamo fare una query che ci riporterà 10.000 risultati, vogliamo solo i primi 10. E order by che fa scegliere in quale ordine devono essere riportati, in ordine alfabetico del nome, di data per l'inserimento, eccetera. Molto spesso questi parametri sono inseriti dalla URL. Ad esempio, quando si sfoglia un catalogo, pagina 1, pagina 2, pagina 3, il numero della pagina lo si trova nell'URL. Ad esempio, come nell'URL che ho scritto in fondo, catalogo.php, pagina 1, quantità uguale 1, aggiunto, punto e virgola, drop table prodotti, e ordina per nome. Allora, per quanto riguarda il campo limit, la soluzione è molto semplice, basta assicurarsi che il valore che andiamo a inserire sia un numero, perché se troviamo
pagina uguale 1 drop table users, di sicuro non è un valore accettabile nel campo di int, quindi basta la funzione intval di php per ritornare semplicemente 1, il resto della stringa verrà scartato. Per quanto riguarda order by, la situazione è più complessa, perché order by è un comando articolato che riceve una serie di stringhe, perché magari l'ordinamento può essere fatto su più colonne, sul nome, in caso di uguaglianza sul cognome, poi sulla data di nascita in ordine inverso, magari viene un comando piuttosto articolato ed è difficile filtrarlo. L'unico modo che abbiamo è costruire il parametro order by manualmente, senza farlo, senza prenderlo direttamente così come sta dalla URL, e verificare che tutte le colonne inserite all'interno del parametro order by siano effettivamente colonne esistenti all'interno di quella tabella, altrimenti possiamo sospettare un tentato attacco. Quindi la soluzione per quanto riguarda la SQL injection esiste ed è definitiva, però può essere molto difficile fatta in casa, diciamo così. Per cui sono nate diverse librerie che si occupano proprio di sanitizzare gli input, ossia di prendere questi valori dai form, di controllarli, correggerli, mettere dei backslash al punto giusto prima di eseguire la query. In più, quando un database fornisce questa funzionalità già da sé, si chiamano query parametrizzate, anche se ogni database utilizza un metodo diverso per l'utilizzo di queste query, rendendo comunque l'utilizzo complesso, soprattutto se si ha a che fare con più database. Voglio portare alla vostra attenzione il framework Ruby on Rails, che vedremo anche più avanti, fornisce la protezione della SQL injection già alla partenza, nel momento in cui si fa partire un progetto Ruby on Rails, già disponete della sicurezza per la SQL injection, a meno che non andiate proprio a disabilitare questi controlli mettendovi comunque nella bocca del lupo. Questo tranne per il parametro order by, che comunque va verificato normalmente. Volevo far vedere questa vignetta di XKCD, che è un sito che pubblica ogni settimana tre vignette per quanto riguarda il mondo dell'informatica, sugli argomenti più disparati. Qui abbiamo una scuola che chiama la mamma chiedendo se avessero davvero chiamato loro figlio Robert Drop Table Studenti. E sì, lo chiamano Robertino Tabella, dice la mamma. Spero che abbiate imparato a sanitizzare i vostri. Passiamo alle XSS. Le XSS sono un altro attacco piuttosto devastante per quanto riguarda il web. Sono il cross-site scripting, cioè quando un aggressore riesce a inserire del codice JavaScript all'interno della pagina che non era previsto dal progetto da quello che aveva progettato il sito, quindi ad alterare il funzionamento del sito web senza la conoscenza del proprietario. Questo codice JavaScript può essere inviato in una varietà di modi, può essere memorizzato all'interno di un database, può essere passato come parametro all'interno della URL, può far parte di una form. Diciamo che le XSS sono la falla che riguarda di più il web, perché sono difficili da riconoscere, difficili da correggere, e tra l'altro sono anche molto facili da usare, quindi sono una vera piaga. E vengono scovate ogni giorno anche su siti di grande importanza quando le streghe si o la banca di ora inserendo con il JavaScript qual è l'effetto? Il JavaScript abbiamo detto che può modificare il contenuto della pagina, può accedere ai cookie, quindi un lato può rubare i cookie per fare ciò che vuole e magari può far apparire qualche gattina o piedi. Oppure nella migliore delle ipotesi può eseguire un codice, un ciclo senza fine molto impegnativo che semplicemente manda in palla il vostro browser come fa. Ecco un esempio di XSS, un sito che accetta come parametro un message e semplicemente si limita a ristampare a schermo tramite il comando cioè. Il message prende in genere, si spera normalmente frasi normali non malevole, però può essere utilizzata questa vulnerabilità da parte di un attaccante dicendo ti piglia questa URL, apri, vedi ci sta una cosa che ti può interessare, magari la URL contiene del codice che va insomma a disturbare questo proprio utente. Le XSS possono essere anche di tipo stored e sono probabilmente le più pericolose perché sono quelle che vengono inserite all'interno di un sito non più per una singola URL, ma rimangono solo su quella pagina per chiunque vada a vederla.
Ora immaginate che Facebook non avesse un filtro per lei se stessi, quindi una bacheca, scrivete ciao, buongiorno mondo e ci ficcate dentro questo bel codice JavaScript. Ora questo codice JavaScript appare sulla vostra bacheca per chiunque vada alla prisma. Ora, in questo caso si tratta semplicemente di una finestrina, quindi niente di pericoloso, però può trattarsi anche di magari uno script che va a cancellare tutti i post dalla bacheca, che gli aggiunge persone a caso agli amici, eccetera, eccetera. Un caso, salendo dalla ribalta proprio per questo motivo, è Chris Putnam, che è un hacker che aveva trovato una falla in Facebook, particolarmente in particolare nel profilo tra nome e cognome di nascita c'è ancora il campo website e non era filtrato a dovere. Allora scrisse un particolare codice JavaScript e lo inserì nel suo campo website che aveva come effetto l'autoreplicazione, quindi chiunque aprisse il suo profilo riceveva lo stesso attacco, cioè nel suo profilo trovava il campo website con lo stesso codice di Chris Putnam. Oltre a questo codice aggiungeva Chris Putnam agli amici e mostrava cambiava lo stile di Facebook in quello di MySpace. Risultato, qualche mese dopo Chris Putnam è stato assunto da Facebook quasi per congratularsi. Però c'è da dire che in molti altri casi queste persone sono state arrestate, quindi non è il caso di provarci giusto per essere assunti da Facebook. Le XSS sono complesse da correggere perché è complessa la loro identificazione. Sostanzialmente qualunque input dato dall'utente che poi verrà portato in output in qualche modo può essere soggetto alle XSS, quindi l'unico modo per evitarlo è quello di filtrare attentamente ogni possibile input prima di mandarlo in output, il che può essere un lavoro veramente doloroso. Per cui anche in questa cosa io consiglio di utilizzare Google che si occupa tanto generosamente di verificare prima dell'output in HTML che questo codice non contenga script anche in forma codificata, perché questo XSS possono essere nascosti in vari modi. Passiamo all'ultimo attacco del linguaggio, le CSRF, le Cross-Site Requesting Object. Sono degli attacchi molto subdoli che consistono nel costringere il browser della nostra vittima a fare azioni che normalmente non farebbe. La protezione contro questo tipo di attacco è banale, ma diventa impossibile in presenza di XSS. Allora, innanzitutto vediamo come può essere effettuato questo attacco tramite una banale richiesta di immagine. Ora, immaginate di essere proprietari di un forum o di un blog ed inserire sulla vostra pagina un tag img, cioè di caricamento di immagini, inserimento di immagini nella pagina, che contiene come sorgente dell'immagine non una vera immagine JPEG o PNG, ma questa simpatica URL della banca di NAMP che ci trasferirà dei fondi dal vostro conto corrente a me. Che succede? Quando la vittima apre il nostro blog con una richiesta GET, il browser scarica l'HTML. Nell'HTML troverà questa immagine. Il browser a questo punto invierà un'altra richiesta GET verso il sito web dell'immagine, scoprendo dopo che in realtà non si tratta di un'immagine. E nel frattempo, se la vittima si era autenticata sulla banca, quindi aveva effettuato un login e aveva ricevuto un cookie, questo cookie verrà rispedito insieme alla richiesta GET dell'immagine, per cui la banca trova il cookie, dice ovviamente mi ha fatto una richiesta di trasferire i fondi, si è logato e ha autorizzato a trasferire i fondi. Quindi qual è la logica? Sono attacchi per eseguire azioni non volute per un utente da un sito a un altro, per questo cross-site, cioè dal mio sito eseguo azioni sul sito della banca senza che l'utente venga a sapere. La prima difesa che abbiamo è di non utilizzare il metodo GET, ma di utilizzare il metodo POST. Il metodo POST non viene mai spontaneamente utilizzato dal browser. Quando il browser carica la pagina utilizza il GET, quando carica l'immagine utilizza il GET, quando carica il script di file CSS utilizza il GET. Il metodo POST viene utilizzato solamente nei forum, cioè quando fate un login, quando pubblicate un messaggio, i browser utilizzano una richiesta di tipo post. Ora, siccome le immagini, gli script e tutto il resto viene caricato automaticamente, partono col GET, voi potete imporre un filtro sulle azioni che rendono più pericolose, dicendo se questa operazione arriva col GET, rifiuta, utilizza solamente il post. Però questa protezione non è definitiva, e vediamo perché. Perché magari sul nostro blog, anziché l'immagine possiamo utilizzare un form con la stessa action, specificando il metodo post,
nascondendo i parametri di destinazione del denaro e della quantità e mettendo un bel pulsante clicca qui per diventare ricco. Ora, l'utente che cliccasse su questo pulsante emetterebbe una richiesta posto per il server e a questo punto autorizzerebbe la transazione. Quindi abbiamo visto che anche che questa modifica, per quanto minimizzi degli effetti, non è definitiva. La soluzione definitiva all'attacco tipo CSRF è quella di emettere un token, cioè nel momento in cui il browser carica la pagina per trasferire fondi, la pagina della banca, la pagina ufficiale della banca per trasferire fondi, il server ti mette un token, sempre casuale, lo installa in un cookie e lo invia al client. Dopodiché emette questo token anche nel form per il trasferimento dei fondi. Quando l'utente si troverà sul sito della banca, all'invio del form invierà sia il cookie col token che il form col token. Il server dirà, ok, il token e il cookie corrispondono, autorizzo il trasferimento. Dove sta la sicurezza? Nel fatto che il token viene generato ogni volta che il form viene caricato. Ogni volta che aprite il form della banca per trasferire i soldi, riceverete un token diverso. Quindi, cosa succede sul nostro blog? Il nostro blog, nel momento in cui viene inviata la richiesta post, manda sì il cookie con il token, ma non lo invia nel form, perché il nostro form non può conoscere a priori qual è il token che è stato generato per quell'utente, e quindi abbiamo in questo caso una sicurezza totale, ammesso che non ci siano falle tipo XSS, cioè quelle che abbiamo visto prima, perché tramite XSS possiamo sapere qual è il cookie dell'utente e quindi importarlo all'interno del nostro form e quindi diventare tutti gli effetti uguali al form ufficiale della banca. Ora abbiamo concluso con gli attacchi che volevo presentarvi, però abbiamo solamente scalfito la superficie, che esistono veramente migliaia, basta un po' di fantasia per scoprirne altri, e comunque li abbiamo trattati solamente in modo superficiale per motivi di tempo. Quindi per quanto riguarda gli utenti normali, ma soprattutto per chi scrive siti web, è fondamentale informarsi. Esiste OWASP, che è un progetto Open Web Application Security, che si occupa proprio di catalogare le principali problematiche dei siti web e di fornire soluzioni. Sono anche delle librerie per PHP, e altri linguaggi che si occupano proprio di minimizzare anche più possibile queste problematiche. Poi voglio essere parziale una volta, vi invito a non usare il PHP per quanto sia il linguaggio più usato per lo sviluppo del web, perché probabilmente è il più usato perché è semplice, è molto facile da usare, è molto simile al C, però non presenta misure di sicurezza adeguate per quanto riguarda il web di nuova generazione, e soprattutto non presenta il meccanismo delle eccezioni a livello delle funzioni built-in, cioè le funzioni che chiamate sempre per collegare al database o per effettuare una query non lanciano mai un'eccezione. Bisogna sempre controllare il parametro, il valore di ritorno sia diverso da false, e spesso ci si dimentica anche di questo, incorrendo così in una catastrofe sostanzialmente. Vi consiglio però di utilizzare Ruby on Rails, che ho nominato più volte, che fornisce protezione da XSS, SQL injection, CSRF e decine di altri attacchi, a meno che volontariamente non forzate la sua volontà e disabilitate tutti questi controlli. Ci sono domande, se no abbiamo concluso. Devo chiedere, ma il mio Rails è un altro linguaggio? No, il linguaggio è propriamente Ruby. Ruby è un linguaggio generico, non è fatto per il PHP, cioè il PHP è targetizzato verso la produzione di siti web. Il Ruby può essere utilizzato come il Python, quindi può scrivere applicazioni a finestra, per terminale, però è stato sviluppato Rails, che sostanzialmente è un framework che genera Ruby per lo sviluppo di applicazioni web. Non c'è solamente Rails per Ruby, c'è anche Sinatra, ma è molto utilizzato. Ok, grazie. Grazie per l'ascolto.